incamminò sereno verso il luogo dell'incontro. Passarono pochi minuti e si vide sbiadita una figura gialla vicino alla sua caviglia. Rimase immobile per un istante. Cadde dolcemente sulla sabbia. Sul suo pianeta, perché il giorno dopo non c'era traccia del suo corpo sulla sabbia. E allora, qualche anno dopo, mi ricordai di una cosa simpatica. Guardate della museruola, no? Ecco, alla museruola disegnata per il piccolo principe non avevo messo la corda di cuoio, quindi il mio ometto non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora. Allora chiedo se la pecora abbia forse mangiato il fiore. Io penso proprio di no, perché il piccolo principe tutte le notti mette il suo fiore sotto la campana di vetro, ci chiede il suo fiore. Poi ci penso ancora e mi dico, una volta o l'altra il mio ometto si distrae e dimentica la campana di vetro, oppure la pecora magari esce senza far rumore di notte e si mangia il fiore. È proprio un grande mistero sapere se nell'universo una pecora che non conosciamo abbia mangiato o non abbia mangiato una rosa. Noi comunque abbiamo un segreto questa sera. Magari usciremo e guarderemo il cielo e ci domanderemo e domanderemo alle stelle: la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E se tutte le stelle ci sorrideranno, sapremo che la pecora non ha mangiato la rosa e saremo felici insieme al piccolo principe. Questa sera, perché questo rimarrà il nostro segreto. Ovviamente se lo raccontate sapete benissimo che non vi crederebbero e non capirebbero. Se
ho finito, ma non puoi, mi ero dimenticato un piccolo pezzo. Se un giorno per caso vi capita la fortuna di fare un giro in Africa, un viaggetto, ve lo auguro, magari nel deserto, spero non facendo un atterraggio d'emergenza, fermatevi un momento a guardare le stelle, e se allora un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro e soprattutto se non risponde quando lo si interroga, sono sicuro che voi indovinerete chi è. E allora siate gentili e magari scrivetemi che è ritornato il piccolo principe.